frammenti di vita di un grande campione, volley Lionel Marshall. Che sapore ha avuto la tua infanzia, la tua adolescenza in una Cuba dove mezzo mondo vorrebbe andare, dove magari metà cubani, dalla quale metà isolani vorrebbero fuggire? Io ti racconto una storia. Io ogni volta che finivo allenamento prendevo la macchina e me ne andavo al mare. Quando ero magari un po' giù, ero un po' triste, bastava che andassi al mare tipo mezz'ora e mi passava tutto. Quindi questa è una delle meraviglie di questo paese, che non essendo un paese capitalista o magari democratico, con le poche cose che ha ti lascia tanto. Là, se tu non studi, non ti lasciano andare avanti con lo sport. E quindi per me è importante, perché dopo che finisci questo tu devi avere una cultura, devi avere una preparazione per andare avanti. Quindi questo è quello che mi ha lasciato il governo di Cuba da quella parte. Poi tutto il resto, che è il ballo, la salsa, la passione, il mare, tutto quello che c'è in quell'isola meravigliosa. Ma perché la pallavolo e non magari il basket, visto che ci ricordi tanto con i tuoi salti, la tua leggiadria, ad esempio Jordan? È stato proprio amore a prima vista. Passavo davanti a un campo di pallavolo, mi è piaciuto, ho chiesto all'allenatore e mi ha subito accolto. Quindi da lì è iniziata la mia carriera come pallavolista. La carriera quindi che comincia, inizia, va sempre meglio, ti porta nella nazionale cubana, ti porta ad un ritiro molto importante in Belgio, dal quale poi succede un qualcosa che cambia decisamente la tua vita, credo personale, ma soprattutto vita professionale. Guarda, è stata penso l'esperienza più difficile, la scelta più difficile da fare in tutta la mia vita, perché avevo appena 20 anni, 21 anni e dovevo prendere una decisione: o tornare a casa e non riuscire a esprimere il mio livello a livello internazionale, perché ci hanno detto che dovevano chiudere i contratti fuori da Cuba, quindi eravamo legati solo a giocare nel nostro paese e poi non si sapeva se potevamo uscire a giocare altri campionati esteri. Abbiamo preso una decisione dura, perché lasciare così da un colpo famiglia, amici, paese, per avere solo la certezza di giocare in un altro posto, è difficile. Ti hanno cercato anche per il ricchissimo campionato in Russia, questa notizia insomma un po' della cronaca, però hai rifiutato. Ti dico la verità, mi sento talmente bene qua che anche se mi chiamano in Russia, mi offrono tanti soldi, alla fine il calore e la tranquillità con cui si sta qua non lo cambio per niente. Ah, il sogno mio è vedere la mia patria, il mio paese libero, con la capacità di aprire alle altre persone, no? Nel senso di provare a cambiare qualcosa nel regime, dare la possibilità alle persone che vivono dentro a viaggiare, a conoscere il mondo. C'è gente che è morta nel mio paese senza sapere cosa c'è al di là del mare. E invece più egoisticamente, il sogno per te stesso, dove vuoi arrivare? Nel piano personale, è riuscire a vivere in un posto che, se non è nel mio paese, che sia talmente simile che io posso, dopo 30 anni, rivivere le stesse emozioni che ho vissuto quando ero piccolo. Questo. Lionel, c'è una frase che ti senti particolarmente tua e che ti descrive in un certo quel senso? Il mio motto è: non abbatterti mai, tanto ci sarà sempre la possibilità per ricrederti e dimostrare quello che realmente sei. Ed allora diamo il benvenuto nel mondo di Playboy a Lionel Marshall, il coniglietto più alto che si sia mai visto. Piacenza, 21 febbraio 2010, Lionel Marshall per Playboy. Grazie a Playboy, a Barbara, per questa splendida e strana intervista, e ringrazio tutti gli spettatori.